La fine dell'anno ha portato un brutto regalo alla gente del nord, la legge di stabilità del governo Letta. La Lega Nord ha fatto una dura opposizione perché? Perché è una legge senza programmazione ma piena di contributi spot ad amici ed amici degli amici. 135 milioni ai lavoratori socialmente utili di Calabria, di Palermo, di Campania, 340 milioni di euro ancora per la Salerno-Reggio Calabria, l'eterna incompiuta, l'assunzione ancora di guardie forestali, la stabilizzazione di 24.000 lavoratori precari siciliani e nulla per gli investimenti, nulla contro la difesa dei territori ad alto rischio idrogeologico. Abbiamo visto proprio nelle ultime ore che cosa è successo in tanti paesi del Lecchese, del Comasco, in provincia di Belluno. C'è poi l'amara sorpresa della riforma tanto decantata dell'imposizione fiscale sugli immobili. L'IMU sulla prima casa è uscita dalla porta, quest'anno non lo si è pagata o perlomeno tutti pensavano di non pagarla, in realtà 2.400 comuni faranno pagare la cosiddetta mini IMU il 24 gennaio. Però ritorna il prossimo anno 2014 sotto un altro nome che si chiamerà IUC e il prossimo anno rispetto al 2013 che sta per concludersi gli italiani pagheranno quasi 4 miliardi di euro in più sulla casa, sui propri capannoni. Insomma una legge di stabilità totalmente negativa per la quale la Lega Nord ha fatto battaglia ma purtroppo è passata. Quello che invece non è passato fortunatamente al momento è il cosiddetto decreto Salva Roma che prevedeva al suo interno dei regali all'amministrazione di Roma che ha un buco enorme, un baratro di 4 miliardi e poi c'era una posizione veramente vergognosa nei confronti di quei comuni, di quei sindaci che hanno adottato o vorrebbero adottare dei regolamenti stringenti per contingentare e bloccare il fenomeno delle sale dal gioco. Fortunatamente questo pastrocchio è stato al momento ritirato, noi saremo vigili perché non ritorni sotto altro nome, sotto altra forma con i primi giorni dell'anno.